Ughi Stefania per Alza la Voce Over the Sky. Siamo qui alla Fortezza d'Abasso in occasione di Danzando in Fiera e abbiamo il piacere di presentare lo stand dove si pubblicizza il World Dance Championship, cioè la gara mondiale esibizione danzante. E ho il piacere di avere il signor Manfrin e la signora Zori. Ci volete dire per cortesia qualcosa riguardo questa manifestazione, le vostre scuole, qualsiasi genere di evento, anche presente e futuro. Grazie. Allora, il campionato nel mondo nasce naturalmente da una richiesta della Federazione Italiana Danza e Federazione verso la Federazione Internazionale, da International Dance Federation, e dopo una selezione delle varie località dell'Italia è stata fortunatamente scelta Castiglioncello. E io, essendo la scuola di riferimento, che è il Sabor de Cuba Danza, sono l'organizzatore nel posto, nel loco. Attualmente poi c'è tutta l'organizzazione internazionale. Certo, io sono contenta perché essendo toscana sono più che contenta del risultato. Allora, può anche lei, signora Zori, dirci qualcosa degli eventi? Anche vedo una bellissima immagine di una sua esibizione, molto ma molto brava, prego. Grazie. Sì, io sono stata scelta dall'organizzazione come testimonial di questo evento ed è un grande piacere per me, proprio perché un campionato mondiale di danza di questa importanza abbia scelto la foto che lei ha commentato e la mia danza, proprio per rappresentare quanto la danza possa davvero unire ed essere un motore molto forte di sentimenti. E quindi mi fa davvero molto piacere di poter dire di essere testimone di questo evento e sono convinta che ci saranno davvero a Castiglioncello a maggio tanti giovani, tanti ragazzi che amano la danza e che celebrano la loro vita attraverso la danza. Beh, vedo dai suoi occhi che danza per lei è anche dare un messaggio e vedo molta vita. Sono molto contenta perché vedo che lo fa con l'anima. Io che dire, visto che lei si occupa anche di scuole di danza, ci può dire qualcosa anche per quanto riguarda qualcosa di specifico, qualcosa che la riguarda personalmente? Beh, io guarda, più che quello che riguarda personalmente, per quello che fa la scuola a cui io rappresento, io vorrei continuare a dire qualcosa su questo campionato mondiale che è stata poi è stata tutta la scuola averlo voluto, proprio i genitori, i ragazzi. Ormai erano 2 anni che ci lavoravano dietro, siamo partiti dalla Coppa Italia, dall'organizzazione di altre gare, da lì ci siamo fatti l'esperienza, abbiamo fatto un buon lavoro negli anni passati e siamo stati premiati. E il campionato del mondo parte il 25 di maggio e finirà il 31. E si divide in 3 parti, e dal 25 al 29 ci sarà il nono campionato del mondo di danza sportiva, il 30 e il 31 il primo campionato, prima era un festival, è diventato il primo campionato di danza classica, contemporanea, moderna, modern jazz, e poi il 31 nel pomeriggio ci sarà un festival per diversamente abili. Questo è la gara, la vera competizione. Però all'interno della manifestazione, in questi giorni, ci saranno altre stage, tantissimi, 31, 32 stage ci saranno. Poi ci sarà una bellissima mostra di quadri sempre inerente alla danza, dove la Simona esporrà le sue opere, e una mostra di foto, di fotografia di artisti locali. Questo è proprio per arricchire un po' quello che non deve essere solo una competizione, ma deve essere un momento, giustamente, come diceva anche Simona, di confronto, di unione, di trovarsi insieme. Ad oggi sono oltre 30 le nazioni presenti e questo ci fa veramente piacere, onore. E ora si avvicina sempre più, francamente batte il cuore perché ci sono tantissime cose ancora da fare, perché l'organizzazione è in piedi sì da 2 anni, ma è ora che poi si entra nel vivo ora. Comunque quello che diceva Simona, il piacere di essere la testimonia, il piacere è stato tutto mio quando lei ha accettato questa cosa, sicché non ci si conosceva, è stato anche lì una cosa, ha partecipato a una rassegna di danza.
e così è stato un conosciuta, ci ho parlato un attimo a pelle. Beh, diciamo che è una cosa che avete sentito. La forza, la ecco, forza, resistete visto la, che. La forza della volontà, della voglia di fare, di non buttarsi mai giù. È un bel esempio, un grandissimo esempio per tutti i giovani. Importante. Ecco, questo mi fa piacere anche perché senza carattere poi un campionato mondiale e un'esibizione non si può sostenere. Quindi io che dirvi, vi faccio i miei migliori in bocca al lupo, anche se si dice che non si dovrebbe dire, però io non sono scaramantica. Un per tutti questi lupi che dimora tutte le volte. Bene, io penso che mi ha fatto un quadro completo. Magari ecco l'ultima domanda sui suoi quadri, visto che ci fa anche la mostra. Grazie. Sì, infatti io sono molto felice di poter portare, oltre che la mia danza e la mia vita, anche l'altra parte artistica, che sono i miei quadri, che è la pittura, in cui però io rappresento e parlo della danza. Quindi ci sarà questa unione tra danza e pittura, e proprio per dare ancora di più un messaggio di voglia di vivere davvero a 360 gradi. E la danza può essere un motore straordinario di sensazioni, di emozioni. Beh, io ringrazio, ti auguro lo stesso buona fortuna sia per i campionati sia per la tua carriera e per la tua vita personale. Io saluto tutti e due, grazie. È stato un estremo piacere. Grazie.